La leggenda di San Giuliano Ospitaliere, Gustave Flaubert. Il padre e la madre di Giuliano abitavano in un castello in mezzo ai boschi, sul declivio di una collina. Le quattro torri agli angoli avevano i tetti a punta coperti di lamelle di piombo e la base dei muri poggiava sulle rocce che scendevano a precipizio fin nel fondo dei fossati. Il selciato del cortile era terso come il pavimento di una chiesa. Lunghe grondaie in forma di draghi, dalla gola spalancata rivolta in basso, rovesciavano l'acqua piovana nella cisterna. E ad ogni piano, sul davanzale delle finestre, sbocciava in un vaso di argilla dipinta una pianta di basilico o di eliotropio. Una seconda cinta di pali chiudeva un frutteto, quindi un'aiola nella quale i fiori erano disposti in modo da disegnare delle cifre. Poi una pergola per prendere il fresco e un viale per il gioco della pallamaglio che serviva per la ricreazione dei paggi. Dall'altro lato vi erano il canile, le scuderie, il forno, il frantoio e i granai. Tutto intorno si stendeva un pascolo di erba verde, chiuso a sua volta da una fitta siepe di rovi. Si viveva in pace da così lungo tempo che non veniva più abbassata la saracinesca e i fossati erano pieni d'erba. Nelle fenditure dei merli facevano il nido le rondine e l'arciere che per tutto il giorno andava su e giù sulla cortina, quando il sole picchiava troppo forte, rientrava nella sua garitta e lì si addormentava come un monaco. Nell'interno del castello le ferramenta rilucevano dappertutto. Nelle camere le tappezzerie proteggevano dal freddo e gli armadi erano pieni di biancheria. Le botti di vino si ammonticchiavano nelle cantine, i forzieri di quercia scricchiolavano sotto il peso dei sacchi di monete. Nella sala d'armi, tra gli stendardi e le teste di animali selvatici, si vedevano le armi di tutti i tempi e di tutte le nazioni, dalle fionde degli Amaleciti e i giavellotti dei Garamanti, alle spade dei Saraceni e i giachi di maglia dei Normanni. Lo spiedo grande della cucina poteva far arrostire un bue, la cappella era sontuosa come l'oratorio di un re. Vi era persino in un angolo appartato un calidario alla romana, ma il buon signore del luogo non lo usava, giudicandolo un'usanza pagana. Sempre avvolto in una tunica ornata di pelliccia di volpe, egli si aggirava nella casa, rendeva giustizia ai suoi vassalli, metteva pace tra le contese dei suoi vicini. Durante l'inverno guardava cadere i fiocchi di neve o si faceva leggere delle storie. Alle prime belle giornate se ne andava sulla sua mula lungo i sentieri, costeggiando i campi di grano verdeggiante, conversava con i contadini e dava loro consigli. Dopo aver avuto molte avventure, aveva preso in moglie una fanciulla di alto lignaggio. Lei era bianca bianca, un po' altera e seria. Le punte della sua cuffia sfioravano le architravi delle porte. Lo strascico del suo abito di panno strisciava per tre passi dietro a lei. La servitù obbediva alla regola come in un monastero. Ogni mattina lei distribuiva il lavoro alle ancelle, sorvegliava la preparazione delle marmellate e degli unguenti, filava alla conocchia e ricamava tovaglie d'altare. A forza di pregare Dio, ebbero un figlio. Allora ci furono grandi festeggiamenti e si fece un banchetto che durò 3 giorni e 4 notti, con illuminazione di fiaccole, al suono delle arpe, su un tappeto di frasche. Vi si mangiarono le spezie più rare e galline grosse come montoni. Come divertimento ci fu un nano che saltò fuori da un timballo e, non bastando più le tazze perché la folla degli invitati aumentava sempre, furono costretti a bere nei corni da caccia e negli elmi. La puerpera non assistette a queste feste, ma se ne stava tranquilla nel suo letto. Una sera, svegliandosi, vide sotto un raggio di luna che entrava dalla finestra come un'ombra che si muoveva. Era un vecchio con una ruvida tonaca, un rosario al fianco, una bisaccia sulla spalla. Aveva cioè tutto l'aspetto di un eremita. L'ombra si avvicinò al suo capezzale e disse, senza muovere le labbra, «Rallegrati, madre, tuo figlio sarà un santo». La donna stava per gridare, ma l'apparizione, scivolando sul raggio della luna, si innalzò pian piano nell'aria, poi disparve. I canti che provenivano dal banchetto risuonarono più forte, ma lei udì le voci degli angeli e la sua testa ricadde sul guanciale, sul quale pendeva una reliquia di martire incastonata in una cornice di rubini. L'indomani tutti i servitori interrogati dichiararono di non aver visto nessun eremita. Sogno o realtà, quello doveva essere un messaggio del cielo. Ma si guardò bene dal parlarne, per timore di essere accusata di orgoglio. I convitati se ne andarono all'alba. Il padre di Giuliano si trovava fuori della postierla, dove aveva appena accompagnato l'ultimo ospite, quando un mendicante si levò davanti a lui nella nebbia. Era uno zingaro dalla barba intrecciata, con cerchi d'argento intorno alle braccia e gli occhi lampeggianti. Con un'aria ispirata balbettò queste parole sconnesse. «Ah ah, tuo figlio!»
molto sangue, molta gloria, sempre felice, la famiglia di un imperatore. E chinandosi per raccogliere la sua elemosina, si perdette in mezzo all'erba, disparve. Il buon castellano guardò a destra e a manca, chiamò con quanto fiato aveva, nessuno. Soffiava il vento e le brume del mattino si dileguavano. Attribuì la visione alla stanchezza per aver dormito troppo poco. «Se ne parlo, mi canzoneranno?» pensò. Tuttavia lo incantava il pensiero di tutti quegli splendori destinati a suo figlio, benché la promessa non fosse stata chiara ed egli dubitasse persino di averla udita. Marito e moglie si tennero ciascuno il proprio segreto, ma entrambi amavano il bambino con uguale tenerezza e, rispettandolo come segnato da Dio, ebbero per la sua persona infiniti riguardi. Il suo lettino era imbottito della piuma più fine, una lampada in forma di colomba sospesa sul lettino ardeva continuamente. Tre nutrici lo cullavano e, ben ravvolto nelle sue fasce, la faccia rosea e gli occhi azzurri, col suo mantelluccio di broccato e la cuffia incrostata di perle, assomigliava a Gesù bambino. I denti gli spuntarono senza che piangesse una sola volta. Quando ebbe 7 anni, sua madre gli insegnò a cantare. Per farlo diventare coraggioso, suo padre lo essò su di un grosso cavallo. Il bambino sorrideva di piacere e non tardò a imparare tutto ciò che riguarda i destrieri. Un vecchio monaco molto sapiente gli insegnò la sacra scrittura, la numerazione araba, le lettere latine e ad eseguire graziose pitture su finissima pergamena. Lavoravano insieme nella stanza più alta di una torretta, lontano dai rumori. Terminata la lezione, scendevano nel giardino e, passeggiando lentamente, studiavano i fiori. Talvolta si vedeva camminare in fondo alla valle una fila di bestie da soma condotte da un uomo vestito all'orientale. Il castellano, che aveva riconosciuto in lui un mercante, gli mandava incontro un valletto. Lo straniero, incoraggiato dall'invito, interrompeva il suo cammino e, introdotto nel parlatorio, tirava fuori dalle sue casse pezzi di velluto e di seta, oggetti d'oro e d'argento, aromi e cose strane di uso ignoto. Alla fine il brav'uomo se ne andava con un grosso guadagno, senza aver sofferto alcuna violenza. Altre volte bussava alla porta una schiera di pellegrini. I loro abiti inzuppati fumavano davanti al camino e, quando erano rifocillati, raccontavano i loro viaggi, le navi erranti sul mare schiumoso, le marce a piedi sulle sabbie cocenti, i pagani feroci, le caverne della Siria, la mangiatoia di Betlemme, il santo sepolcro. Poi regalavano al giovane signore le conchiglie del loro mantello. Spesso il castellano dava una festa in onore dei suoi vecchi compagni d'arme. Intanto che bevevano, ricordavano le guerre, gli assalti alle fortezze, i colpi delle macchine da guerra e le memorabili ferite. Giuliano, che stava ad ascoltare i loro racconti, ne era esaltato fino a lanciare dei gridi. Allora suo padre non dubitava che gli sarebbe stato più tardi un conquistatore. Ma la sera, uscendo dalla benedizione, quando passava in mezzo ai poveri, curvi in atto di riverenza, con tanta modestia prendeva l'elemosina dalla sua borsa con un'espressione così nobile che sua madre lo vedeva già arcivescovo. Nella cappella, il suo posto era accanto ai genitori e, per lunghe che fossero le cerimonie, rimaneva genuflesso sul suo inginocchiatoio, il berretto posato per terra e le mani giunte. Un giorno, durante la messa, egli scorse, alzando la testa, un topolino bianco che spuntava da un buco del muro. Il topo trotterellò sul primo gradino dell'altare e, dopo aver fatto 2 o 3 giri a destra e a sinistra, fuggì dalla stessa parte. La domenica seguente lo turbò l'idea che avrebbe potuto rivederlo. Il topo tornò e ogni domenica lui l'aspettava. Ne era irritato e incominciò a odiarlo. Infine decise di farlo morire. Prima chiuse la porta, poi, seminate sui gradini le briciole di un dolce, si appostò davanti al buco, con una mazza in mano. Dopo molto tempo spuntò un muso di color rosa, poi il topo tutto intero. Giuliano lo colpì leggermente e rimase stupefatto davanti a quel piccolo corpo che non si muoveva più. Una goccia di sangue macchiava la pietra, l'asciugò svelto con la manica, gettò fuori il topo e non disse nulla a nessuno. Uccelli di ogni specie rubacchiavano le sementi nel giardino. Gli venne l'idea di mettere dei piselli in una canna cava. Quando sentiva cinguettare su un albero, si avvicinava in punta di piedi, poi alzava il suo tubo, soffiando forte, e le bestiole gli piovevano sulle spalle in tale abbondanza che non poteva trattenersi dal ridere, tutto felice della sua trovata. Una mattina, mentre se ne ritornava per la cortina, vide sulla cima del bastione un grosso colombo che gonfiava il collo, pavoneggiandosi al sole. Giuliano si fermò a guardarlo. Il muro in quel punto aveva una breccia e lui si trovò sotto mano una pietra. La lanciò e colpì l'uccello, che piombò nel fossato. Giuliano si precipitò sul fondo, stracciandosi i vestiti tra gli sterpi, rovistando dappertutto, più svelto di un giovane cane. Il colombo, con le ali spezzate, tremava, sospeso tra i rami di un ligustro.
La sua vitalità ostinata irritò il ragazzo, che si mise a strangolarlo. Le convulsioni dell'uccello gli facevano battere forte il cuore, lo riempivano di una voluttà selvaggia e tumultuosa. Quando l'animale, dando un ultimo sussulto, si irrigidì, egli si sentì venir meno. La sera, a cena, suo padre dichiarò che alla sua età si doveva imparare l'arte della caccia e andò a prendere un vecchio codice manoscritto che conteneva, domande e risposte, tutte le norme sulla caccia. In esso un maestro spiegava al suo allievo l'arte di addestrare i cani e addomesticare i falconi, tendere le trappole, come riconoscere il cervo dai suoi escrementi, la volpe dalle sue impronte, il lupo dai segni delle sue zampate, il modo migliore per distinguere le loro tracce, come si scovano, dove si trovano ordinariamente i loro rifugi, quali sono i venti più propizi e persino l'elenco delle grida e le regole della porzione di preda che viene lasciata ai cani. Quando Giuliano seppe a memoria tutte queste cose, suo padre gli mise insieme una muta di cani. Era formata anzitutto da 24 levrieri barbareschi, più veloci delle gazzelle, ma facili ad eccitarsi. Poi da 17 coppie di cani bretoni, picchiettati di bianco su fondo rosso, infallibili e fedeli, forti e dall'atrato possente. Per attaccare il cinghiale per le pericolose finte fughe vi erano 40 grifoni, pelosi come orsi. I mastini di tartare, alti quasi come asini dal colore del fuoco, il dorso largo e i garetti diritti erano destinati all'inseguimento degli uri. Il mantello nero dei cani spagnoli riluceva come seta. I latrati dei cani del Poitou valevano quelli dei bassotti inglesi che abbaiano con forza. In un cortile appartato ringhiavano, scuotendo la catena e facendo ruotare le pupille, 8 alani, bestie formidabili che assaltano al ventre i cavalieri e non hanno paura dei leoni. Tutti mangiavano pane di frumento, bevevano dentro trogoli di pietra e avevano nomi squillanti. La schiera dei falconi era forse superiore alla muta. Il buon signore, a forza di denaro, si era procurato terzuoli del Caucaso, sagri di Babilonia, girifalchi di Alemagna e falconi pellegrini catturati sulle scogliere, sulla riva dei mari gelati, in lontani paesi. Erano collocati sotto una tettoia ricoperta di paglia e attaccati per ordine di grandezza sulla gruccia. Avevano davanti una zolla erbosa sulla quale venivano posati di tanto in tanto perché si sgranchissero. Furono preparati ogni sorta di ordigni, borse, esche, trabocchetti. Spesso conducevano nella campagna cani da piuma che ben presto si mettevano in posizione di ferma. Allora i battitori, avanzando passo passo, distendevano con precauzione una immensa rete sui loro corpi impassibili. A un dato comando abbaiavano, le quaglie si alzavano a volo e le dame dei dintorni, invitate con i loro mariti, i bambini, le cameriere, tutti vi si gettavano sopra e le prendevano facilmente. Altre volte, per far sbucare le lepri, si battevano i tamburi, le volpi cadevano nei trabocchetti, oppure una trappola scattando pigliava un lupo per la zampa. Ma Giuliano disprezzava tutti questi comodi artifici, preferiva cacciare lontano da tutti col suo cavallo e il suo falcone. Si trattava quasi sempre di un gran falcone di Scizia, bianco come la neve. Il suo cappuccio di cuoio era sormontato da un pennacchio e i suoi artigli azzurri pendevano sonagli d'oro. Rimaneva immobile sul braccio del suo padrone mentre il cavallo galoppava e ai lati la pianura fuggiva. Giuliano snodava la fune e lo liberava di colpo. Arditamente l'uccello saliva diritto nell'aria come una freccia e si vedevano due macchie disuguali volteggiare, congiungersi, poi sparire nella profondità del cielo. Il falcone non tardava a ridiscendere dilaniando qualche uccello e tornava a posarsi sul guanto di cuoio, sbattendo le grandi ali. In questo modo Giuliano cacciava l'erone, il nibbio, la cornacchia, l'avvoltoio. Gli piaceva seguire, suonando la tromba, i suoi cani che correvano sul pendio delle colline, saltavano i ruscelli, risalivano verso i boschi e quando il cervo incominciava a gemere sotto i morsi dei cani, si affrettava a finirlo. Poi si divertiva alla furia dei mastini che lo divoravano, fatto a pezzi nella sua pelle fumante. In giorni di nebbia si immergeva in una palude per appostare le oche, le lontre e le anatre selvatiche. Dall'alba due scudieri lo aspettavano ai piedi della scalinata e il vecchio monaco aveva un bel farsegni dal suo abbaino per chiamarlo. Giuliano non si voltava indietro. Se ne andava sotto il sole bruciante, sotto la pioggia, nella tempesta, beveva l'acqua delle sorgenti facendo coppa con le mani. Senza fermarsi mangiava mele selvatiche e se era stanco si riposava sotto una quercia. Rincasava a metà notte coperto di sangue e di fango. Aveva spine tra i capelli e sapeva di bestie selvatiche. Diventò simile a loro. Quando sua madre lo abbracciava, accoglieva con freddezza il suo abbraccio e pareva che stesse sognando chissà quali cose profonde. Uccise orsi a colpi di coltello, tori con la scure, cinghiali con lo spiedo e una volta persino, che non gli era rimasto altro che un bastone, si difese contro i lupi che stavano divorando dei cadaveri ai piedi di una forca.
Un mattino d'inverno partì prima che facesse giorno, ben equipaggiato, con una balestra in spalla e un turcasso pieno di frecce appeso all'arcione. Il suo ginnetto danese, seguito da due bassotti, marciando di pari passo, faceva rimbombare il terreno. Goccioline di nevischio si appiccicavano al suo mantello, soffiava un vento freddo e violento. Un lato dell'orizzonte si rischiarò e nel biancheggiare dell'alba scorse dei conigli saltellanti sull'orlo delle loro tane. Immediatamente i due bassotti si precipitarono su di essi e, azzannando ora qua, ora là, spezzavano loro velocemente la schiena. Subito dopo entrò in un bosco. In cima a un ramo un gallo di macchia, intirizzito dal freddo, dormiva con la testa sotto l'ala. Giuliano con un colpo di spada gli recise le due zampe e continuò la sua strada senza nemmeno raccoglierlo. 3 ore dopo si trovò in cima a una montagna talmente alta che il cielo pareva quasi nero. Davanti a lui una roccia, simile a un profondo muro, strapiombava su un precipizio e in fondo due caproni selvatici guardavano nell'abisso. Non aveva con sé le sue frecce, perché il suo cavallo era rimasto indietro, e pensò di calarsi fino ad essi. Curvandosi a piedi nudi, riuscì a raggiungere il primo caprone e gli immerse un pugnale nelle costole. L'altro, in preda al terrore, si buttò nel vuoto. Giuliano si slanciò per colpirlo e, scivolando sul piede destro, cadde sul cadavere dell'altro, con la faccia sull'abisso e le braccia spalancate. Ridisceso nella pianura, si mise a seguire i salici che costeggiavano un fiume. Di tanto in tanto passavano sulla sua testa delle gru, volando basso. Giuliano le ammazzava con la frusta e non sbagliò neppure un colpo. Intanto l'aria era diventata più tiepida e aveva fatto sciogliere la brina. Ondeggiavano larghe zone di vapore quando spuntò il sole. Giuliano vide in lontananza un lago gelato che pareva di piombo. Nel mezzo del lago c'era un animale che Giuliano non conosceva, un castoro dal muso nero. Nonostante la distanza, lo uccise con una freccia e si rattristò di non potergli portar via la pelle. Poi si inoltrò in un viale di grandi alberi che con le loro cime formavano come un arco di trionfo all'ingresso di una foresta. Un capriolo balzò fuori dal fitto del bosco, apparve un daino in un crocicchio, un tasso uscì da un buco, un pavone spiegò la sua coda sul prato e quando li ebbe uccisi tutti si presentarono altri caprioli, altri daini, altri tassi, altri pavoni e poi merli, gazze, puzzole, volpi, ricci, linci, un'infinità di bestie a ogni passo più numerose. Gli giravano attorno, tremando, con uno sguardo pieno di dolcezza e di implorazione. Ma Giuliano non si stancava di uccidere, ora tendendo la balestra, ora sguainando la spada, ora ferendo col suo coltellaccio, e non pensava a niente, non c'era in lui memoria di alcuna cosa. Sapeva soltanto che stava cacciando in un paese qualsiasi, da tempo indeterminato, allo stesso modo che sapeva di esistere, e tutto si compiva con la facilità che si prova nei sogni. Si fermò infine davanti a uno spettacolo straordinario. Un vallone in forma di circo era gremito di cervi. Pigiati gli uni contro gli altri, si riscaldavano con il loro fiato che si vedeva fumare nella nebbia. Al pensiero di una simile carneficina, per qualche minuto la voluttà della strage gli tolse il respiro. Poi discese da cavallo, si rimboccò le maniche e incominciò a tirare. Al sibilo della prima freccia, tutti i cervi voltarono simultaneamente la testa. Si fecero dei vuoti nella loro massa, si udirono gemiti di lamento e un gran movimento agitò tutto il branco. La sponda del vallone era troppo alta perché potessero risalirla. Se cercavano di uscire dal recinto, vi ricadevano. Giuliano mirava e tirava e le frecce cadevano fitte come la pioggia nella tempesta. I cervi inferociti si colpivano tra loro, si impennavano, si ammucchiavano gli uni sugli altri e i loro corpi con le corna ramose si aggrovigliavano formando un gran mucchio che cadendo si sfasciava. Infine morirono, distesi sul terreno, con la bava alle narici, le viscere sparse, mentre il palpito del loro ventre si affievoliva poco a poco. Poi tutto restò immobile. Stava per cadere la notte e dietro il bosco, tra i rami degli alberi, il cielo era come una coltre di sangue. Giuliano si appoggiò a un albero e stette a contemplare con occhi affascinati l'enorme massacro, senza riuscire a capire come avesse potuto compierlo. Sul fondo del bosco, dall'altra parte della valle, vide un cervo, con la sua femmina e il cerbiatto. Il cervo, che era nero di proporzioni gigantesche, aveva le corna a 16 punte, la barba bianca. La cerva, dal pelo biondo come le foglie secche, brucava l'erba. Il cerbiatto, dal pelo pezzato, le succhiava le mammelle, seguendola passo passo. Ancora una volta la balestra vibrò. Il cerbiatto fu subito ucciso e la madre, volgendosi verso il cielo, bramì con voce quasi umana, profonda, straziante. Giuliano, esasperato, la stese a terra sferrandole un colpo in pieno petto. Il grande cervo lo vide, fece un balzo. Giuliano gli lanciò la sua ultima freccia, che lo colpì alla fronte e vi rimase infissa.
Il grande cervo sembrò non aver sentito. Scavalcando i cadaveri, continuò ad avanzare contro di lui. Stava per piombargli sopra e sventrarlo. Giuliano indietreggiava, preso da indicibile spavento, quando il prodigioso animale si fermò e con gli occhi lampeggianti, solenne come un patriarca e come un giustiziere, disse tre volte, mentre in lontananza una campana rintoccava: «Maledetto! Maledetto! Maledetto! Un giorno tu, cuore feroce, sarai l'assassino di tuo padre e di tua madre». Poi piegò le ginocchia, chiuse lentamente le palpebre e morì. Giuliano rimase stupefatto, poi avvertì improvvisamente il peso di una grande fatica e un disgusto, un'immensa tristezza invasero la sua anima. Con la faccia tra le mani pianse a lungo. Il suo cavallo era sparito, i cani l'avevano abbandonato e la solitudine che l'attorniava gli sembrò piena di minacce e di pericoli indefiniti. Allora, spinto dal terrore, prese a correre attraverso la campagna, infilò a caso un sentiero e si trovò quasi subito alla porta del castello. La notte non dormì. Alla luce vacillante della lampada sospesa rivedeva sempre il grande cervo nero. Era ossessionato dalla sua predizione e si dibatteva contro di essa. «No, no, no, io non posso ucciderli!» Poi pensava, «E se invece lo volessi?» E aveva paura che il diavolo glielo ispirasse. Per 3 mesi, sua madre angosciata pregò al suo capezzale e suo padre camminava continuamente, gemendo, su e giù per i corridoi. Mandò a chiamare i più insigni maestri di medicina e quelli ordinarono un'infinità di medicamenti. Il male di Giuliano aveva origine, dicevano, da un vento funesto o da un desiderio amoroso. Ma il giovane a tutte le domande scuoteva la testa. Poi le forze gli tornarono, lo fecero passeggiare nel cortile. Il vecchio monaco e il buon signore lo sorreggevano ciascuno per un braccio. Quando fu completamente ristabilito, si ostinò a non voler più andare a caccia. Suo padre, per rallegrarlo, gli fece dono di una grande spada saracena. La spada era posta in cima a una colonna e faceva parte di un trofeo. Per arrivarci ci volle una scala. Giuliano vi salì. La spada, troppo pesante, gli sfuggì dalle dita e, cadendo, sfiorò il buon signore così da vicino che la sua palandrana fu tagliata. Giuliano credette di aver ucciso suo padre e svenne. Da allora le armi gli fecero paura. La vista di una spada sguainata lo faceva impallidire e questa sua debolezza era causa di desolazione per la famiglia. Alla fine il vecchio monaco gli comandò, in nome di Dio, dell'onore dei suoi antenati, di ritornare alle sue occupazioni di gentiluomo. Tutti i giorni gli scudieri si divertivano al maneggio del giavellotto. Ben presto Giuliano primeggiò in questo esercizio. Infilava il suo giavellotto nel collo delle bottiglie, spezzava i denti delle banderuole, colpiva a 100 passi di distanza i chiodi delle porte. Una sera d'estate, nell'ora che la nebbia rende indistinti i contorni delle cose, mentre era sotto la pergola del giardino, vide 2 ali bianche svolazzare in fondo, all'altezza delle siepi. Non dubitò che potesse essere altro che una cicogna e lanciò il suo giavellotto. Si udì un grido lacerante, era sua madre, e la sua cuffia dai lunghi nastri era rimasta inchiodata al muro. Giuliano fuggì dal castello e non ricomparve mai più. Si arruolò in una banda di avventurieri che passava di lì, conobbe la fame, la sete, le febbri e i pidocchi, si abituò al frastuono delle mischie, all'aspetto dei moribondi, la sua pelle fu conciata dal vento e le sue membra si indurirono al contatto delle armi e siccome era fortissimo, coraggioso, sobrio, accorto, ottenne facilmente il comando di una compagnia. All'inizio delle battaglie sollevava i suoi soldati con un gran gesto della sua spada. Con una corda a nodi si arrampicava sui muri delle fortezze, di notte sballottato dalla tempesta, mentre le fiammelle del fuoco greco si appiccicavano alla sua corazza e dai merli scorrevano rivoli di resina bollente e di piombo fuso. Spesso gli accadde che l'urto di una pietra spezzasse il suo scudo. Crollarono sotto di lui punti carichi di troppi uomini. Una volta, facendo ruotare la sua mazza, si levò d'attorno 14 cavalieri. Vinse in campo chiuso tutti quelli che si presentarono. Fu creduto morto più di 20 volte. Grazie al favore divino se la cavò sempre, perché proteggeva i religiosi, gli orfanelli, le vedove e soprattutto i vecchi. Quando ne vedeva uno camminare davanti a lui, gridava per vederlo in faccia, come se avesse avuto paura di ucciderlo per sbaglio. Schiavi fuggitivi, contadini ribelli, bastardi senza beni di fortuna, gente d'ogni risma senza paura, affluì sotto la sua bandiera e così si formò un esercito. L'esercito si ingrandì, Giuliano diventò famoso, tutti lo cercavano. Venne in aiuto del delfino di Francia, del re d'Inghilterra, dei templari di Gerusalemme, del surena dei Parti, del negus d'Abissinia e dell'imperatore di Calicut. Combatté contro gli scandinavi coperti di scaglie di pesce e i negri armati di scudi rotondi di cuoio di ippopotamo che montavano su asini rossi, gli indiani della pelle dorata che brandivano al di sopra dei loro diademi le lunghe sciabole, più lucenti degli specchi.
vinse i trogloditi e gli antropofagi, attraversò regioni così torride che sotto l'ardore del sole i capelli si infiammavano spontaneamente come fiaccole, e altre terre così glaciali che le braccia, staccandosi dal corpo, cadevano a terra, e paesi dove vi era tanta nebbia che si camminava attorniati da fantasmi. Lo consultarono governi che si trovavano in difficoltà, nei colloqui con gli ambasciatori otteneva insperate condizioni. Se un sovrano agiva troppo male, arrivava improvvisamente e lo ammoniva, liberò i popoli dalla servitù, le regine rinchiuse nelle torri, fu lui e non altri a uccidere il biscione di Milano e il dragone di Oberbibach. L'imperatore d'Occitania, dopo aver trionfato sui musulmani spagnoli, si era unito in un concubinato con la sorella del califfo di Cordova e ne teneva presso di sé una figlia che aveva allevata cristianamente. Ma il califfo, fingendo di volersi convertire, venne a fargli visita, accompagnato da numerosa scorta. Massacrò tutta la sua garnigione e lo gettò nel fondo di una prigione sotterranea, dove lo torturò per estorcergli dei tesori. Giuliano accorse in suo aiuto, distrusse l'esercito degli infedeli, assediò la città, uccise il califfo, gli tagliò la testa e la gettò come una palla al di là dei bastioni. Poi fece uscire l'imperatore dalla sua prigione e lo fece risalire sul suo trono, alla presenza di tutta la corte. L'imperatore, per ricompensarlo, gli offrì delle ceste piene di monete. Giuliano le rifiutò. Credendo che ne volesse di più, gli offrì 3/4 delle sue ricchezze, nuovo rifiuto di Giuliano. Poi gli offrì di dividere con lui il suo regno. Giuliano lo ringraziò. L'imperatore pianse di rabbia, non sapendo come dimostrare la sua riconoscenza, quando si batté la fronte e disse una parola nell'orecchio di un cortigiano. Le cortine di un arazzo si sollevarono e apparve una fanciulla. I suoi grandi occhi neri brillavano come luci dolcissime e un sorriso incantevole schiudeva le sue labbra. I riccioli della sua capigliatura si impigliavano alle pietre preziose della sua veste semiaperta e attraverso la trasparenza della sua tunica si indovinava la giovinezza del suo corpo. Era minuta e rotondetta e aveva la vita sottile. Giuliano fu folgorato d'amore, tanto più che aveva condotto fino allora una vita molto casta. Gli fu dunque data in moglie la figlia dell'imperatore, con un castello che le veniva da sua madre. Terminata la celebrazione delle nozze, si salutarono, dopo infiniti complimenti, da una parte e dall'altra. Era un palazzo di marmo bianco, di stile moresco, costruito su di un promontorio, in un boschetto d'aranci. Terrazze fiorite discendevano fino alla spiaggia di un golfo, dove sotto i piedi scricchiolavano conchiglie rosa. Dietro il castello si stendeva una foresta disposta a ventaglio. Il cielo era perennemente azzurro e gli alberi si inchinavano ora al vento del mare, ora al vento delle montagne che chiudevano in fondo l'orizzonte. Le camere, piene d'ombra, erano rischiarate dalle decorazioni dei muri. Colonnette alte e sottili come canne reggevano la volta delle cupole, ornate di rilievi che imitavano le stalattiti delle grotte. Vi erano zampilli d'acqua nelle sale, mosaici nelle corti, tramezzi intagliati a festoni, mille finezze di architettura e ovunque un tale silenzio che si sarebbe udito il fruscio di una sciarpa o l'eco di un sospiro. Giuliano non faceva più guerre, si riposava, circondato da un popolo tranquillo, e ogni giorno una folla sfilava davanti a lui con genuflessioni e baciamani all'orientale. Vestito di porpora, se ne stava appoggiato coi gomiti nel vano di una finestra, ripensando alle sue cacce d'un tempo, e avrebbe voluto correre nel deserto dietro alle gazzelle e agli struzzi, nascondersi fra i bambù alla posta dei leopardi, attraversare le foreste piene di rinoceronti, giungere sulla cima dei monti più inaccessibili per poter meglio prendere di mira le aquile, combattere gli orsi bianchi sui ghiacci del mare. Talvolta in sogno si vedeva al centro del paradiso terrestre come il padre Adamo, in mezzo a tutte le bestie, allungando il braccio le faceva morire, oppure sfilavano a due per ordine di grandezza, a cominciare dagli elefanti e dai leoni, fino agli ermellini e alle anatre, come il giorno che erano entrati nell'arca di Noè. Nell'ombra di una caverna vibrava su di esse i suoi infallibili giavellotti, ne giungevano altre, la cosa non finiva mai, ed egli si svegliava guardandosi attorno con rabbia. Principi e amici lo invitarono a caccia, ma egli rifiutò sempre, credendo di allontanare con questa specie di penitenza la sua sventura, poiché gli pareva che dalle uccisioni degli animali dipendesse la sorte dei suoi genitori. Del resto, egli soffriva di non vederli e anche l'altro suo desiderio diventava insopportabile. Sua moglie, per distrarlo, fece venire menestrelli e danzatrici e lo accompagnava su una lettiga aperta in giro per le campagne. Altre volte, distesi sul fondo di una scialuppa, guardavano i pesci guizzare nell'acqua limpida come l'aria. Lei gli getteva fiori sul viso, accoccolata ai suoi piedi, accennava qualche motivo su un mandolino a 3 corde, poi gli poneva le mani intrecciate sulla spalla e diceva timidamente: «Che cosa vi affligge, mio signore?» Giuliano non rispondeva o rompeva in singhiozzi. Alla fine un giorno confessò il suo orribile pensiero.
La moglie cercò di combatterlo, con buone ragioni. Suo padre e sua madre probabilmente erano morti, e se mai li avesse riveduti, per quale mai caso, per quale scopo avrebbe potuto giungere a un'azione tanto abominevole? Il suo timore non aveva dunque motivo e doveva ricominciare ad andare a caccia. Giuliano l'ascoltava con un sorriso, ma non si decideva a soddisfare il suo desiderio. Una sera d'agosto, che erano nella loro camera, sua moglie si era appena spogliata e si inginocchiava per le preghiere, quando egli udì il guaito di una volpe. Poi un passo leggero sotto la finestra, intravide nell'ombra come delle figure di animali. La tentazione era troppo forte. Giuliano staccò la sua faretra. Sua moglie parve sorpresa. «Lo faccio per obbedirti», disse Giuliano. «Al levar del sole sarò di ritorno». Eppure essa temeva qualche avventura funesta. Giuliano la rassicurò, poi uscì, stupito della sua incoerenza. Poco tempo dopo, un paggio venne ad annunziare che due sconosciuti, poiché il signore era assente, chiedevano di essere subito ricevuti dalla signora. E tosto entrarono nella camera un vecchio e una vecchia, curvi, polverosi, vestiti di tela, appoggiandosi a un bastone. Presero coraggio e dichiararono che portavano a Giuliano notizie dei suoi genitori. La donna si chinò ad ascoltare, ma essi, dopo essersi scambiato un'occhiata, le domandarono se Giuliano amava sempre i suoi genitori, se qualche volta parlava di loro. «Sì, sì», fece lei. Allora gridarono «Ebbene, siamo noi!» e caddero a sedere, stanchi come erano e affranti dalla fatica. Ma niente provava la donna che suo marito fosse veramente loro figlio, ed essi le diedero la prova descrivendo certi segni particolari che egli aveva sulla pelle. Allora lei balzò giù dal letto, chiamò un paggio e fece loro servire la cena. Benché avessero una gran fame, non potevano quasi mangiare, e la donna in disparte osservava le loro mani ossute che tremavano nel prendere i bicchieri. Fecero mille domande intorno a Giuliano, e lei rispose a tutte, ma ebbe cura di non svelare la funebre idea di Giuliano che li riguardava. Non vedendolo ritornare, erano partiti dal loro castello e da molti anni camminavano seguendo vaghe indicazioni, senza perdere la speranza. C'era voluto tanto denaro per il pedaggio dei fiumi e nelle osterie, per i diritti dei principi e le pretese dei ladri, che il fondo della loro borsa era ormai vuoto e adesso mendicavano. Ma che importava se presto avrebbero riabbracciato il loro figlio? E si rallegravano perché era così fortunato da avere una moglie tanto graziosa e non si stancavano di contemplarla e di baciarla. Erano molto meravigliati della sontuosità della casa e il vecchio, che osservava i muri, domandò perché vi si trovava il blasone dell'imperatore di Occitania. Rispose, «È mio padre!» Allora il vecchio trasalì, rammentando la predizione dello zingaro, e la vecchia pensava alle parole dell'eremita. Certamente la gloria del loro figlio non era che l'aurora degli eterni splendori, e tutti e due rimanevano attoniti sotto la luce del candelabro che rischiarava la tavola. Dovevano essere stati assai belli da giovani. La madre aveva ancora tutti i capelli che le scendevano fini e bianchi come la neve lungo le guance. Il padre, con la sua alta corporatura e la gran barba, assomigliava a qualche statua di santo. La moglie di Giuliano li persuase a non aspettarlo e li fece coricare lei stessa nel suo letto, poi chiuse la finestra ed essi si addormentarono. Il giorno stava per spuntare e dietro la vetrata gli uccellini cominciavano a cantare. Giuliano aveva attraversato il parco, camminava nella foresta con passo nervoso e gli dava piacere la morbidezza dell'erba e la dolcezza dell'aria. Le ombre degli alberi si allungavano sul muschio, alle volte la luna creava macchie bianche nelle radure ed egli esitava, credendo di scorgere una pozza d'acqua oppure la superficie degli stagni tranquilli si confondeva col colore dell'erba. Dappertutto vi era grande silenzio ed egli non vedeva nessuna delle bestie che pochi minuti prima vagavano intorno al suo castello. Il bosco infittiva. L'oscurità divenne profonda. Passavano caldi soffi di vento, pieni di profumi snervanti. I suoi piedi affondavano in mucchi di foglie morte e dovette appoggiarsi a una quercia, ansando un poco. Improvvisamente, dietro le sue spalle balzò una massa più nera, un cinghiale. Giuliano non ebbe il tempo di afferrare il suo arco e se ne rattristò come di una disgrazia. Poi, uscito dal bosco, vide un lupo che correva lungo una siepe. Giuliano gli lanciò contro una freccia e il lupo si fermò, voltò la testa per vederlo e riprese a correre. Correva mantenendo sempre la stessa distanza, si fermava di tanto in tanto e appena era preso di mira, ricominciava a fuggire. In questo modo Giuliano percorse un'interminabile pianura, poi dune di sabbia, e alla fine si trovò su un altipiano che dominava una grande distesa di terra. Lastre di pietra erano disseminate in mezzo a tombe in rovina. Si inciampava in ossa di morti, qua e là croci rose dai tarli si inclinavano con aspetto pietoso. Ma nell'ombra delle tombe si agitarono forme imprecise e ne uscirono iene atterrite, trafelate. Le loro unghie stridevano sulle pietre, gli si avvicinarono e spalancando la bocca mostrarono i denti. Giuliano sguainò la spada. Quelle fuggirono insieme in tutte le direzioni e continuando nel loro galoppo zoppicante e precipitoso scomparvero all'orizzonte in una nube di polvere.
Un'ora dopo, in un burrone, incontrò un toro infuriato con le corna puntate che grattava la sabbia con la zampa. Giuliano gli puntò la lancia sotto la giogaia, ma la lancia si spezzò, come se l'animale fosse stato di bronzo. Allora chiuse gli occhi, aspettando la morte. Quando li riaprì, il toro era scomparso. Il suo animo si abbatté per la vergogna. Un potere superiore rendeva vana la sua forza. Per ritornarsene a casa, rientrò nella foresta. La foresta era fitta di liane ed egli le tagliava con la sua spada, quando una faina gli si infilò bruscamente fra le gambe, una pantera fece un balzo sopra la sua spalla, un serpente si attorcigliò intorno a un frassino. Tra le foglie vi era una cornacchia mostruosa che lo guardava e apparvero qua e là tra i rami innumerevoli grandi scintille, come se il firmamento avesse fatto piovere sulla foresta tutte le sue stelle. Erano occhi di animali, gatti selvatici, scoiattoli, gufi, pappagalli, scimmie. Giuliano scagliò contro di loro le sue frecce. Le frecce con le loro piume si posavano sulle foglie come grandi farfalle bianche. Gettò loro delle pietre. Le pietre ricadevano senza toccar nulla. Egli maledesse se stesso, avrebbe voluto picchiarsi, urlò delle imprecazioni, la rabbia lo soffocava. Allora tutti gli animali che aveva inseguito si ripresentarono, stringendoglisi attorno in un cerchio. Gli uni erano accovacciati, gli altri si rizzavano in tutta la loro corporatura. Giuliano era nel mezzo, agghiacciato dal terrore, incapace del più piccolo movimento. Con uno sforzo supremo della volontà fece un passo. Quelli che stavano sugli alberi aprirono le ali, quelli che si pigiavano al suolo si mossero e tutti si misero ad accompagnarlo. Davanti a lui camminavano le iene, dietro il lupo e il cinghiale. Alla sua destra il toro dondolava la testa, a sinistra il serpente avanzava oscillando tra l'erba, mentre la pantera, incurvando la schiena, si muoveva con passo di velluto e a grandi falcate. Egli procedeva quanto più lentamente poteva per non irritarli e vedeva uscire dal folto delle macchie porcospini, volpi, vipere, sciacalli, orsi. Si mise a correre, ed essi pure correvano. Il serpente sibilava, le bestie puzzolenti sbavavano, il cinghiale gli strusciava le zanne sui calcagni e il lupo i peli del muso nel cavo delle mani. Le scimmie lo pizzicavano facendo grandi smorfie, la faina si voltolava ai suoi piedi, un orso gli levò il cappello con una zampata e la pantera, sdegnosamente, lasciò cadere una freccia che portava infitta nel collo. Dal loro atteggiamento sornione traspariva l'ironia. Mentre lo osservavano con la coda dell'occhio, pareva che meditassero un piano di vendetta. E assordato dal ronzio degli insetti, schiaffeggiato dalle code degli uccelli, soffocato dagli aliti delle belve, camminava tenendo le braccia tese e gli occhi chiusi come un cieco, senza nemmeno avere la forza di gridare «Pietà!». Il canto di un gallo vibrò nell'aria, altri risposero, era giorno, e Giuliano riconobbe al di là degli aranci la cima del suo castello. Poi, sul margine di un campo, vide a tre passi di distanza delle pernici rosse svolazzare nelle stoppie. Allora si slanciò il mantello e lo gettò su di esse come una rete, ma quando poi le scoprì, non ne trovò che una sola e morta da molto tempo, putrefatta. Questa delusione lo esasperò più di ogni altra. Lo riprese la sete di strage e, in mancanza di animali, avrebbe voluto massacrare uomini. Risalì le tre terrazze, sfondò la porta con un pugno, ma ai piedi della scala il pensiero della cara moglie allentò la tensione del suo cuore. Essa certo dormiva a quell'ora e l'avrebbe sorpresa. Si tolse i sandali, girò piano la serratura ed entrò. Le invetriate guarnite di piombo offuscavano il biancore dell'alba. I piedi gli si impigliarono in un vestito per terra. Più in là urtò in un tavolo ancora carico di piatti. Certo deve aver mangiato, pensò, e intanto si dirigeva verso il letto, immerso nel buio, in fondo alla camera. Quando fu giunto alla sponda del letto, si inchinò per baciare la moglie, sul cuscino dove le due teste riposavano accanto. Sentì allora sulla bocca l'impressione di una barba. Si tirò indietro, credendo di impazzire, ma poi si riavvicinò al letto e, palpando con le dita, incontrò i capelli, che erano molto lunghi. Per convincersi del suo errore, ripassò lentamente la mano sul cuscino. Era proprio una barba. Un uomo a letto con sua moglie. Esplodendo in una collera smisurata, si buttò su dormienti a colpi di pugnale e scalpitava, sbavando, con urli di bestia selvaggia. Poi si fermò. I morti, colpiti al cuore, non avevano fatto alcun movimento. Giuliano stette ad ascoltare i loro rantoli quasi uguali e, mentre si andavano spegnendo, un altro rantolo, lontano, lontano, rispose. Dapprima incerto, l'urlo lamentoso e prolungato cominciò ad avvicinarsi, aumentò, divenne terribile e Giuliano riconobbe con terrore il bremito del grande cervo nero. Voltandosi, gli parve di vedere nell'inquadratura della porta il fantasma della moglie col lume in mano. L'aveva richiamata il rumore dell'eccidio. Con un'occhiata si rese conto di tutto e nel fuggire inorridita lasciò cadere a terra il suo lume.
Giuliano lo raccolse. Suo padre e sua madre erano lì davanti a lui, distesi con uno squarcio nel petto. I loro volti, pieni di maestosa dolcezza, parevano serbare un segreto immortale. Spruzzi e pozze di sangue spiccavano sulla loro pelle bianca, sulle lenzuola, per terra, su un Cristo d'avorio appeso all'alcova. Il riflesso scarlatto dell'invetriata, battuta in quel momento dal sole, ravvivava le macchie rosse e ne faceva infinite altre in tutta la camera. Giuliano si avvicinò ai due morti dicendosi e volendo credere che non era possibile, che si era ingannato, che vi sono talvolta inesplicabili somiglianze. Poi si chinò un poco per vedere da vicino il vecchio e incontrò attraverso le palpebre socchiuse una pupilla spenta che lo bruciò come il fuoco. Poi andò dall'altra parte del letto dove giaceva l'altro corpo, al quale i capelli bianchi coprivano in parte il volto. Giuliano passò le dita sotto i capelli e sollevò la testa e la guardò, sostenendola col braccio irrigidito mentre con l'altra mano si faceva lume con la torcia. Dal materasso ad una cadevano gocce sul pavimento. Sul finire di quel giorno Giuliano comparve davanti alla moglie e le ordinò, con voce diversa dalla sua, anzitutto di non rispondergli, di non avvicinarglisi, anzi di non guardarlo più e di eseguire sotto pena di dannazione tutti i suoi ordini che erano irrevocabili. I funerali dovevano essere fatti secondo le istruzioni che aveva lasciato per iscritto sull'inginocchiatoio nella camera dei morti. Le lasciava il suo palazzo, i suoi vassalli, tutti i suoi beni e non conservava neppure i vestiti che portava, né i sandali che avrebbe trovato in cima alla scala. Quanto a lei, aveva obbedito alla volontà di Dio, porgendogli l'occasione del delitto e doveva pregare per la sua anima perché ormai egli non esisteva più. I morti furono sepolti con solennità nella chiesa di un monastero, a 3 giorni di cammino dal castello. Un frate col cappuccio calato seguiva il corteo, lontano da tutti gli altri, senza che nessuno osasse parlargli. Durante la messa stette disteso boccone nel mezzo della porta della chiesa, con le braccia in croce e la faccia nella polvere. Dopo la sepoltura lo si vide prendere la via che portava alle montagne. Si voltò indietro più volte e poi sparì. Se ne andò mendicando per il mondo. Tendeva la mano ai cavalieri lungo le strade, si avvicinava ai mietitori inginocchiandosi o se ne stava immobile davanti ai cancelli delle corti e il suo viso era così triste che non gli si rifiutava mai l'elemosina. Per spirito di umiltà raccontava la sua storia, allora tutti scappavano facendosi il segno della croce. Nei villaggi dove era già passato, appena lo riconoscevano, chiudevano le porte, gli gridavano minacce, gli gettavano pietre. I più caritatevoli posavano una scodella sul bordo della finestra, poi chiudevano le imposte per non vederlo. Respinto dappertutto, evitò gli uomini e si nutrì di radici, di piante, di frutti caduti, di molluschi che cercava lungo le spiagge. Talvolta, svoltando dietro un costone, vedeva sotto i suoi occhi un ammasso confuso di tetti, con le guglie di pietra, i ponti, le torri, le strade nere che si incrociavano e delle quali saliva fino a lui un ronzio ininterrotto. Il bisogno di mescolarsi alla vita degli altri uomini lo faceva scendere in città, ma l'espressione torva dei volti, il fracasso dei lavori, la freddezza dei discorsi gli gelavano il sangue. Nei giorni di festa, quando il campanone della cattedrale rallegrava tutto il popolo fin dall'aurora, guardava gli abitanti uscire dalle loro case, i balli sulle piazze, le botti di birra nei crocicchi, i paramenti di damasco davanti alle abitazioni dei principi e venuta la sera, attraverso le finestre dei pianterreni, le lunghe tavolate di famiglia dove i vecchi tenevano sulle ginocchia i nipoti. I singhiozzi lo soffocavano e se ne ritornava in campagna. Aveva slanci d'amore osservando i puledri nei pascoli, gli uccelli nei loro nidi, gli insetti sui fiori, ma tutti al suo avvicinarsi fuggivano lontano. Tutti spaventati si nascondevano, scappavano subito. Cercò luoghi solitari, ma il vento portava al suo orecchio rantoli di agonia. Le lacrime della rugiada cadendo a terra gli ricordavano altre gocce più grevi. Il sole tutte le sere tingeva di sangue le nubi e ogni notte, in sogno, il suo parricidio ricominciava. Si fece un cilicio con le punte di ferro, salì in ginocchio tutte le colline che avevano in cima una cappella, ma un pensiero senza pace offuscava lo splendore dei tabernacoli, lo torturava attraverso le macerazioni della penitenza. Non si rivoltava contro Dio che aveva permesso una tale azione, però l'averla potuta commettere lo riduceva alla disperazione. Provava un tale orrore della sua stessa persona che nella speranza di liberarsene si avventurò in pericoli, salvò dei paralitici dagli incendi, dei bambini dal fondo degli abissi, l'abisso lo ributtava fuori, le fiamme lo risparmiavano. Il tempo non riuscì a lenire la sua sofferenza che divenne insopportabile e decise di morire. Un giorno che si trovava sull'orlo di una vasca, chinandosi per misurare con l'occhio la profondità dell'acqua, si vide di fronte un vecchio scarno, dalla barba bianca e dall'aspetto così pietoso che gli fu impossibile trattenere il pianto. Anche l'altro piangeva. Senza riconoscersi, Giuliano ricordava confusamente una figura che rassomigliava a quella, gettò un grido, suo padre, e non pensò più a uccidersi.
così portando il peso del ricordo, percorse molti paesi e giunse presso un fiume che era pericoloso da attraversare per la sua violenza e perché sulle sue rive vi era una grande distesa di melma. Da molto tempo nessuno osava più attraversarlo. Una vecchia barba, interrata di poppa, rizzava la prua tra le canne. Osservandola, Giuliano scoprì un paio di remi e gli venne l'idea di impiegare la sua esistenza al servizio degli altri. Cominciò a costruire sulla sponda una specie di argine che permetteva di scendere fino all'acqua. Si rompeva le unghie a smuovere le enormi pietre che appoggiava contro il ventre per trasportarle, scivolava nella melma, affondava, parecchie volte corse il pericolo di morire. Poi riparò l'imbarcazione con relitti di navi e si fabbricò una capanna con argilla e tronchi d'albero. Il passaggio era conosciuto e molti viaggiatori si presentarono. Lo chiamavano dall'altra sponda facendo segno con i fazzoletti. Giuliano si affrettava a saltare nella barca. La barca era molto pesante e per di più la sovraccaricavano con ogni sorta di bagagli e fardelli, senza contare le bestie da soma che scalciavano per la paura e aumentavano l'ingombro. Non chiedeva nulla in compenso. Qualcuno gli dava gli avanzi dei cibi che tirava fuori dalla bisaccia o gli abiti troppo usati di cui volevano disfarsi. I più brutali urlavano bestemmie e Giuliano li rimproverava con dolcezza. Quelli rispondevano con ingiurie e Giuliano si limitava a benedirli. Un tavolino, uno sgabello, un giaciglio di foglie secche e 3 tazze d'argilla, ecco tutta la sua mobilia. 2 buchi nel muro servivano da finestre. Da un lato si stendeva una perdita d'occhio pianure incolte, interrotte qua e là da pallidi stagni, e davanti a lui il grande fiume trascinava i suoi flutti verdastri. In primavera la terra umida aveva odore di marcio. Poi un forte vento sollevava in turbine la polvere che entrava dappertutto, insudiciava l'acqua, scricchiolava sotto i denti. Un po' più tardi si levavano nuvole di zanzare che non cessavano di ronzare, di punzecchiare né di giorno né di notte. In seguito sopraggiungevano atroci gelate che davano alle cose la rigidità della pietra e facevano nascere una voglia matta di mangiar carne. Passavano mesi senza che Giuliano vedesse qualcuno. Spesso chiudeva gli occhi, cercando di ritornare con la memoria alla sua giovinezza. Rivedeva la corte di un castello, le levrieri su una scalinata, i valletti nella sala d'armi e sotto una pergola di pampi un adolescente dai capelli biondi tra un vecchio coperto di pellicce e una signora dalla grande cuffia. Ma improvvisamente ecco i 2 cadaveri. Giuliano si gettava bocconi sul letto e ripeteva piangendo: «Ah, povero padre mio, povera mamma», e cadeva in un assopimento in cui continuavano le funebri visioni. Una notte, dormendo, gli parve di sentire che qualcuno lo chiamasse. Tese l'orecchio e non distinse altro suono che il muggito del mare. Ma la stessa voce riprese: «Giuliano!» Veniva dall'altra sponda, cosa che gli parve strana, data la larghezza del fiume. Una terza volta fu gridato: «Giuliano!» e la voce alta aveva l'intonazione di una campana di chiesa. Accese la lanterna, uscì dalla capanna. Un furioso urogano riempiva la notte. Le tenebre erano profonde, soltanto squarciate qua e là dal pallore delle onde che si accavallavano. Dopo un minuto di esitazione, Giuliano slegò gli ormeggi. L'acqua si calmò immediatamente, la barca scivolò sulle onde e toccò l'altra sponda dove un uomo aspettava. Costui era ravvolto in una stoffa a brandelli, la sua faccia pareva una maschera di gesso e gli occhi più rossi che carboni accesi. Nell'accostargli la lanterna, Giuliano si accorse che era ricoperto da una schifosa lebbra e che pure aveva nel suo atteggiamento quasi una maestà regale. La barca, quando ci fu entrato, affondò prodigiosamente sotto il suo peso, ma uno scossone la risollevò e Giuliano si mise a remare. A ogni colpo di remo, il risucchio delle onde lo sollevava di prua. L'acqua, più nera dell'inchiostro, correva con furia ai lati della barca, scavava abissi, formava delle montagne e la barca saliva in alto, poi ridiscendeva nelle profondità, dove girava vorticosamente, sballottata dal vento. Giuliano si piegava, stendeva le braccia e, puntando sui piedi, si arrovesciava torcendo il corpo per far più forza. La pioggia gli scorreva per la schiena e la violenza del vento lo soffocava. Si fermò. E allora la barca fu trascinata alla deriva, ma poiché capiva che si trattava di una cosa importante, di un ordine al quale non si doveva disobbedire, riprese i remi e il battito degli scalmi rompeva il clamore della tempesta. La piccola lanterna ardeva davanti a lui, gli uccelli svolazzando ogni tanto gliela nascondevano, ma sempre sentiva fisse su di sé le pupille del lebbroso che stava ritto a poppa, immobile come una colonna. Quando furono arrivati alla capanna, Giuliano chiuse la porta e lo vide seduto sullo sgabello. Quella specie di lenzuolo che lo ricopriva gli era sceso sui fianchi e le sue spalle, il petto, le braccia magre scomparivano sotto le placche di pustole squamose. Rughe enormi solcavano il suo volto. Come uno scheletro aveva un buco al posto del naso. Dalle sue labbra bluastre esalava un alito spesso come una nebbia e nauseabondo. «Ho fame», disse. Giuliano gli diede ciò che possedeva, un vecchio pezzo di lardo e una crosta di pane nero. Appena li ebbe divorati, la tavola, la scodella e il manico del coltello mostravano le stesse macchie che si vedevano sul suo corpo. Poi disse: «Ho sete».
Giuliano andò a prendere la sua brocca e mentre la prendeva ne uscì un profumo che gli confortò le narici e il cuore. Era vino, che fortuna, ma il lebbroso allungò il braccio e ad un tratto vuotò tutta la brocca. Poi disse: «Ho freddo». Giuliano con la candela accese un fascio di felci in mezzo alla capanna. Il lebbroso andò a scaldarsi, accoccolato sui calcagni, e tremava in tutte le membra. Perdeva le forze, i suoi occhi non brillavano più, le sue ulcere colavano e con voce quasi spenta mormorò: «Il tuo letto». Giuliano l'aiutò a trascinarvisi piano piano e gli stese sopra, per coprirlo, la tela della barca. Il lebbroso gemeva. Gli angoli della sua bocca scoprivano i denti, un rantolo precipitoso gli scuoteva il petto e ogni ispirazione il suo ventre si scavava fino alle vertebre. Poi chiuse le palpebre. «Ho il ghiaccio nelle ossa, vienimi vicino». E Giuliano, sollevata la tela, si coricò sulle foglie secche vicino a lui, fianco a fianco. Il lebbroso voltò la testa. «Spogliati, perché io sento il calore del tuo corpo». Giuliano si levò i vestiti, poi, nudo come era nato, si ricacciò nel letto e sentiva contro la coscia la pelle del lebbroso, più fredda di un serpente, scabra come una lima. Cercava di fargli coraggio, ma l'altro rispondeva ansante: «Ah, sto per morire, avvicinati, scaldami, non con le mani, no, con tutto il tuo corpo». Giuliano gli si stese sopra completamente, bocca contro bocca, petto su petto. Allora il lebbroso lo strinse a sé, ed un tratto i suoi occhi presero la luminosità delle stelle, i suoi capelli si allungarono come raggi di sole, il suo respiro aveva la dolcezza delle rose, una nube d'incenso si levò dal fuoco, le onde del fiume cantavano. Nello stesso tempo, un sovrabbondare di delizie, una gioia sovrumana inondò l'anima di Giuliano. E colui le cui braccia lo stringevano sempre diventava grande, grande, toccava con la testa e coi piedi i muri della capanna. Il tetto sparì, si spiegò il firmamento e Giuliano salì verso gli spazi celesti, faccia a faccia con nostro Signore Gesù Cristo che lo portava in cielo. E questa è la storia di San Giuliano ospitaliere, quale, press'a poco, si può vedere sulla vetrata di una chiesa al mio paese.